Ed eccoci qua, buon anno a tutti, primo vlog del 2018. Se vi siete persi l'incendio del castello di Ferrara, ve lo lascio nelle schede finali, vi lascio il video nelle schede finali, è molto bello, merita, è stato emozionante, è durato all'incirca 25 minuti lo spettacolo e l'ho filmato in parte, ovviamente nel video di ieri non lo troverete tutto, anche perché sennò sarebbe un travel vlog lunghissimo. Oggi siamo diretti a Comacchio, anche se come potete vedere alle mie spalle il tempo è orrendo. Tutto grigio, quel bianco che vedete è reale, nel senso che non si vede una mazza, è tutto chiarissimo e poi piove. Quindi, tanto per farla proprio bene, quest'anno è iniziato così qua. Ho dietro il Mavic praticamente da quando siamo partiti e non sono ancora riuscito a farlo volare. Sia perché siamo stati praticamente sempre in città, sia anche a causa del tempo. Pare tra l'altro che fino al 3, giorno in cui partiremo, il tempo sarà così. Quindi abbiamo questa fortuna in questo viaggio. Vedremo magari nel pomeriggio, la speranza è che qualcosa migliori. Intanto partiamo. Buon anno a tutti di nuovo e benvenuti nel video di oggi. I call bullshit on that! I need an MRI! I've got soft tissue damage! There's no way I don't have soft tissue damage! Siamo appena arrivati a Comacchio, città deserta. Pensate che fa anche un freddo micidiale, vero? Sì. E poi è stato bello perché abbiamo chiamato una pescheria per sapere se fosse aperta, se ci fosse modo di andare. E questo è un modo molto carino e gentile, certo, proprio di muoverci a andare. E vabbè, vedremo, speriamo di mangiare bene il primo dell'anno. Comacchio è anche soprannominata la piccola mini mini Venezia e tra poco la scopriremo, la esploreremo. Buona, sei pronta? Che si mangia? I prezzi sono buoni qua, sì. Non è come ieri che tipo rapinato. Patate fritte 3,50 euro, volendo mi posso prendere una vasca di patatine fritte. Vuoi un piatto? Dividete? Sì, grazie. Un piatto? Auguri. La tipata è andata molto bene, molto buono, il pane è buono, il vino è buono, già va la testa. E stiamo aspettando. Stiamo aspettando il freddo. Yeah. Troppo buono. Vi lascerò il link in descrizione, merita. Molto molto buono, veramente consigliato. Se doveste passare di qua, trovate il link in descrizione, merita. Fa un freddo pazzesco. Ora caffettino qua. Caffettino, caffettino. Come again? You know I don't speak Spanish. You pooped in the refrigerator. Freddo pazzesco. Il baretto dove siamo andati è molto carino, nuovo di zecca. E ora siamo a giro con questo tempastro e un paccio tremendo. Che freddo, ragazzi, fa troppo freddo.
Comunque questa cittadina è bellina, col sole mi sa che era proprio carina da visitare. Peccato. Abbiamo preso questo caffettino molto 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 bonito, che era in questo barettino che vi lascerò in descrizione, sì. Merita. Tutto nuovo, bello bello. E poi anche il ristorante era buonissimo. Veramente buono. Ora faremo un giretto, penso, e poi torneremo, perché non c'è niente. Qui fanno delle bellissime escursioni dove puoi vedere anche la fauna, tipo i, come che era, i fenicotteri rosa. Solo che oggi, per oggi hanno finito, hanno detto. Simoncino che ha le prese con l'iPhone X. Allora com'è Simoncino? Freddo, carino. Freddino? Sì, diciamo che è proprio una mini 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 Venezia. Amore, che sarebbe stato bello col dronino farlo passare tutti i ponti. Sì, è vero. Appello dell'acqua. Appello dell'acqua. Giro a comacchio finito, molto bellina questa città, ci ho garbata assai. Ora non resta che rientrare, tornare a Ferrara. Comacchio e Ferrara sono circa 40 minuti di macchina, quindi si può fare tranquillamente. Poi usciremo per la sera per andare a mangiare e molto probabilmente andremo al clandestino. Però non si sa, perché magari se riuscissimo a trovare anche un bel ristorantino non sarebbe affatto male. Poi una volta rientrati devo anche iniziare a montare i vlog, perché oramai è già il 1° gennaio e sarà anche arrivato il momento di pubblicare qualcosa. Non sbaglio. Intanto di nuovo buon anno a tutti. Siamo rientrati nel bed and breakfast e pensate, appena sceso dalla macchina, pozzangherana gigante e praticamente mi si sono lavate le scarpe. Quindi essendo l'unico paio, tra l'altro, sono stato molto geniale in questo viaggio, devo dire, non possiamo uscire. Quindi per adesso sono lì stese sul termosifone da qualche ora, spero si asciughino a breve. Mi sono piazzato al Mac a rispondere a tutti i commenti, sono indietro di 7 giorni e quindi abbiate pazienza, sto arrivando. Piano piano risponderò a tutti. Intanto grazie per i tantissimi auguri ricevuti, per anche i complimenti del canale, dei vari video. È un vero piacere ricevere tutti questi commenti, grazie mille. E ora mi metto sotto all'opera. Non so se usciremo dopo, dipenderà appunto dal tempo di asciugatura delle scarpe. Manca ancora un po', mi sa, purtroppo. Intanto, come potete sentire, c'è qui di fianco a me Simona che si sta guardando un filmetto. Niente da fare, non si esce, le scarpe sono ancora bagnate. E quindi cena col pane mitico ferrarese. Pensate che ne abbiamo ordinati ben 30 per il 3, perché è veramente buonissimo. Questo poi si congela, se non lo conoscete e se doveste mai passare per Ferrara, assaggiatelo, è buonissimo, veramente. Vi aspetto allora domani con il 4° travel vlog da Ferrara. Un saluto e buona continuazione su YouTube. Ciao, ciao a tutti.